ma anche a Boris e ai suoi padroni. E così pure volano le ali leggerissime. Stanno volando tre in questo momento di Team Elverston. Vedete, sembrano ali di insetto, crisalidi. Team Elverston, un applauso anche per lui, perché non è facile stare in volo senza vento. Bisogna essere particolarmente, cioè costruire cose a filone in maniera particolare, usare materiali ultralight. Anche quest'anno il festival arriva così al gran finale. Abbiamo avuto la visita di diverse centinaia di migliaia di persone. A mio parere è difficile contarli tutti, perché non c'è un biglietto, quindi non si può. Ma mi è bastato contare i camper, o meglio, dare un'occhiata di quanti camper si sono disseminati in giro per le varie aree riservate appunto ai camper, per tutta la città, fino al centro di Cervia e oltre. E so che tutte le stanze d'albergo sono occupate, non c'è più una stanza libera. Credo che quest'anno abbiamo veramente ottenuto il massimo, sia come numero di partecipanti che come partecipazione di pubblico. E questo mi fa molto piacere. Ieri abbiamo avuto la visita del sindaco, che mi ha detto la città è praticamente in ogni angolo della città, ci sono cose, avvenimenti di ogni genere, e sembra che non sia merito del festival, e quindi si è arrivata tutta questa gente, ma addirittura per piccoli avvenimenti che ci sono, come non so, le parti